Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Chiamata dai veneziani anche San Zanipolo, è una delle più grandi costruzioni sacre di Venezia, lunga 102 metri e alta 35. È posta tra il monumento equestre dedicato al condottiero Bartolomeo Colleoni e la scuola grande di San Marco, che adesso ospita l'ospedale. La chiesa è un progetto dei frati domenicani. Essa viene considerata il Pantheon di Venezia a causa del gran numero di dogi veneziani e altri personaggi che vi sono stati sepolti a partire dal 200. La chiesa all'esterno si presenta con altissima facciata tripartita, aperta da un rosone centrale e da due occhi laterali. La parte bassa è caratterizzata da sei nicchioni gotici che custodiscono alcuni sepolcri e dal grande portale ornato da sei colonne di marmo. In alto la facciata è coronata da tre edicole con santi domenicani, San Tommaso d'Aquino, San Domenico e San Pietro Martire. Sul fianco che prospetta sul campo si addossano vari edifici e cappelle. Sul retro si può ammirare il complesso degli absidi aperto da slanciatissime finestre gotiche. Dentro la chiesa si svolgevano i funerali dei dogi. Tra i vari dogi e personaggi di nota del passato veneziano, uno in particolare mi ha colpito, il monumento all'eroe veneziano Marcantonio Bragadino. Bragadin si distinse per la difesa di Famagosta, che nel 1570 con 6.000 uomini riuscì a resistere 11 mesi contro un esercito musulmano di 200.000 uomini, capeggiati da Lalà Karam Mustafa Pascià. Finiti i viveri e le munizioni, nel 1571 dovette arrendersi. Nonostante il trattato di resa favorevole, i comandanti furono fatti decapitare. Il Bragadin venne imprigionato, mutilato di naso e orecchie, fatto oggetto di enormi supplizi, e alla fine scuoiato e le sue membra distribuite fra i vari reparti dell'esercito. La pelle del Bragadin fu trafugata dall'arsenale di Costantinopoli da un giovane marinaio e dal 1596 si trova riposta nella basilica. Scuola Grande di San Marco. I veneziani usavano raccogliersi in alcune pie confraternite chiamate scuole, vocabolo proveniente dal greco unione di persone che operano insieme. Le scuole si dividevano in grandi e minori, conosciute anche con il nome di fraglie. Le scuole grandi, chiamate così per la loro magnificenza, erano sei: San Teodoro, Santa Maria della Carità, San Giovanni Evangelista, San Marco, Misericordia e San Rocco. Le scuole grandi facevano opera di carità, dotando annualmente povere donzelle e dispensando in dono case e denari. Talvolta fornivano militari allo Stato. Erano rette da speciali statuti raccolti in alcuni libri chiamate Mariègole, quasi Madre Regole, con un guardiano, un vicario e uno scrivano ognuna. 100 erano gli individui addetti alla scuola di San Marco e abbondanti le sue rendite che venivano impiegati in esercizi religiosi ed opere di beneficenza. Monumento equestre a Bartolomeo Colleoni. Sulla porzione di campo antistante la facciata della basilica, campeggia il grande monumento equestre di Bartolomeo Colleoni, inaugurato nel 1496 e realizzato da Andrea di Francesco Dicione, detto il Verrocchio, grande maestro di Leonardo da Vinci. Il condottiero bergamasco, che fu a servizio della signoria durante le campagne di conquista dei territori lombardi, aveva espresso il desiderio che dopo la sua morte questo monumento fosse collocato davanti San Marco, intendendo chiaramente la Basilica di San Marco. Ma la Repubblica, da sempre avulsa da qualsiasi forma di culto della personalità, pensò bene di accontentare l'ultimo desiderio del suo valoroso condottiero, trovando un comodo quanto ingannevole escamotage. Il monumento fu sì collocato davanti San Marco, ma alla scuola di San Marco e non certo alla Basilica, come aveva inteso il Colleoni. Se da San Giovanni e Paolo andate verso San Canciano e da là verso le fondamenta nuove, potrete trovare la calle più stretta di Venezia, Calle Varisco, solo 50 centimetri.
Quando passo per questa calle mi mette sempre un po' di timore, perché c'è una leggenda che dice che se un assassino passasse qua dentro, ok, se un assassino passasse qua dentro, i muri si chiuderebbero su di lui, verrebbe schiacciato. Io sembra che tutto va bene, però un po' di timore ce l'ho sempre. Questa è calle Varisco.